Io penso che sia una tappa molto, molto importante per il futuro dei nostri territori. Ieri sera il Comune di Cerveteri ha votato la convenzione tra la Dispoli e Cerveteri per un servizio di trasporto locale da fare insieme. Questa sera la stessa cosa ha fatto il Consiglio Comunale di La Dispoli. Tutte e due le votazioni sono avvenute all'unanimità, segno che la volontà di unirsi per servizi così importanti come quello della mobilità è unanime. E noi siamo i primi comuni del Lazio a utilizzare una norma che consente ai comuni che si coalizzano, diciamo, che si mettono in sinergia per i servizi di avere più finanziamenti o quantomeno di non avere taglio ai finanziamenti. E otteniamo con la delibera di questa sera e con l'appalto che ne conseguirà più servizi per i cittadini, per gli studenti, per i pendolari che vanno alla stazione, per coloro che vanno ai servizi sanitari, per i turisti che vogliono andare al mare da Cerveteri o alle tombe partendo dalla Dispoli, le tombe etrusche, e poi otteniamo anche il ripristino della linea F per l'ospedale Famiglia Gesù, che aveva avuto un grande successo e che però proprio per motivi finanziari era stata sospesa. Una tappa importante di un cammino che noi vogliamo continui con la collaborazione tra due territori che una volta erano un comune unico, oggi si discute e si discuterà a lungo secondo me se la possibilità di riunirsi ancora, comunque c'è un'altra via intermedia che è quella di fare intanto servizi in sinergia e poi vedere quello che verrà in futuro. Una grande giornata quindi. Era l'aprile del 1927 quando lo scrittore inglese David Herbert Lawrence scende dal treno alla stazione di Palo. Intende arrivare alla necropoli etrusca, ma non c'è alcun mezzo di trasporto che lo possa accompagnare. Decide quindi di proseguire a piedi e affronta 8 km di strada prima di raggiungere la cognata meta. In tutto 2 ore. Ne sono passati di anni. La Dispoli e Cerveteri, dopo essere stati un unico comune, si sono divisi il 27 maggio del 70. Ma per Lorenz nulla è cambiato. Poi succede che i consigli comunali di Cerveteri e La Dispoli votano all'unanimità la gestione condivisa del servizio di trasporto pubblico. Un'operazione che porterà, oltre a vantaggi di carattere economico, anche facilitazioni per la mobilità nel territorio. Il futuro è insieme. Io, sapete, sono un sostenitore proprio dell'unione dei due comuni, perché credo che oggi la risposta che dobbiamo dare ai cittadini in termini di efficienza e di efficacia passa attraverso la messa a sistema di quelli che sono i servizi basilari. Abbiamo già fatto un grande lavoro sui servizi sociali, lo stiamo facendo sul turismo e sul marketing del territorio. Oggi mettiamo un mattone, forse uno dei più importanti, sui trasporti, perché trasformiamo l'Aurelia, che storicamente è la linea, diciamo, di separazione fra le due città, fra la linea che ci unirà attraverso il servizio di trasporto pubblico locale. Tutti gli altri vanno portati avanti insieme. Stiamo lavorando su un tavolo per l'individuazione di piattaforme comuni per lo smaltimento dei rifiuti, così come da il servizio, qualunque servizio ci viene in mente. Una volta i due comuni avevano addirittura un servizio legale associato, può essere gestito insieme e secondo me può dare maggiori risultati per i cittadini. La gestione in comune del trasporto pubblico sarà anche un beneficio per i turisti, che finalmente, scendendo dal treno, troveranno un mezzo pubblico che li trasporterà nei luoghi più suggestivi del territorio. Sarà così colmata quella lacuna che è rimasta nella storia e nei libri dello scrittore inglese.